Buongiorno e benvenuti al tutorial di utilizzo della piattaforma Monier Sales Services. Utilizzando l'utenza e la password che vi sono state assegnate, potete accedere al portale. All'apertura della pagina iniziale si presentano le applicazioni che vi sono state attivate. In questa formazione ci concentreremo su Mia. Info agenti. Cliccando sulla relativa icona vengono caricati i dati dal gestionale e si presenta la pagina home. Per comodità, in questo esempio, utilizzeremo i dati di novembre 2016 e cliccheremo pertanto aggiorna. La pagina home si presenta con in alto la barra dei menu. Queste funzionalità verranno spiegate successivamente. Come avete notato, selezionando il mese di proprio interesse, nonché l'anno di interesse dell'analisi e cliccando su Aggiorna, si ottiene la pagina iniziale nelle quale viene riepilogato i ricavi cumulativi dell'anno e mese selezionato. Cliccando sulle relative icone, si possono ottenere il dettaglio dei mesi dell'anno 2016, paragonato all'anno precedente, 2015. Allo stesso modo si possono analizzare i dati relativi al venduto. Anche in questo caso sono presentate le famiglie prodotti per i quali abbiamo ottenuto e effettuato una vendita nel novembre del 2016 e i dati cumulativi di quell'anno. Cliccando sulla relativa famiglia, nell'esempio tegole cemento, si ottiene anche in questo caso un dettaglio mese per mese del venduto con raffronto con l'anno precedente. Nella sezione di destra vengono poi presentati il ricavo del mese corrente, nonché la provvigione maturata del mese. Vengono anche poi date informazioni relative ad eventuali crediti scaduti. Possiamo ora passare all'analisi del report statistica commerciale. Nel navigare da una pagina e da un menu all'altro, viene sempre mantenuta attiva la selezione del mese e dell'anno selezionato, che si possono sempre modificare agendo sulle relative icone e premendo il bottone Aggiorna. In questa statistica commerciale, nella prima colonna vediamo le famiglie prodotto. Successivamente viene riportato il venduto del mese corrente, in questo esempio novembre 2016, il venduto cumulativo dell'anno corrente 2016, il venduto cumulativo dell'anno precedente 2015 nel nostro esempio e relativo scostamento. Vengono poi evidenziate colonne relative al ricavo mese, ricavo cumulativo dell'anno corrente, sempre 2016, ricavo cumulativo dell'anno precedente, 2015, e lo scostamento tra i ricavi. Vengono poi evidenziate delle colonne relative al prezzo mese, anno corrente, e il prezzo medio cumulativo dell'anno corrente. Questa elaborazione, così come le altre, sono esportabili in formato Excel per analisi successive. Per eventuali dettagli relativi al significato delle singole colonne o chiarimenti, vi chiediamo di rivolgersi al vostro responsabile commerciale. Questo è l'esempio della statistica commerciale estratta in Excel. Allo stesso modo è possibile ottenere l'elaborazione della statistica commerciale e l'estrazione in formato PDF, che potrà essere stampato o allegato ad una mail. Proseguendo nella nostra demo, andiamo ad analizzare il report relativo alla statistica commerciale clienti. Il report fa sempre riferimento al periodo di novembre 2016. Vengono elencate nelle prime colonne i clienti ai quali sono stati venduti dei prodotti in quel periodo selezionato. È possibile poi agire sulle colonne con intestazione in blu per applicare determinati filtri. Nella fattispecie, nell'esempio,
Applicheremo un filtro, ad esempio, ai prodotti del cemento e un sottofiltro alle tegole. Potremo poi andare a analizzare il coppo di Francia e otterremo così un dato prefiltrato per tutti i clienti per i quali abbiamo ai quali abbiamo effettuato una vendita per il coppo di Francia di qualsiasi superficie. Potremmo così scorrere la nostra colonna dei clienti verso il basso e lavorare anche sulle icone relative al venduto cumulativo anno corrente, ad esempio, venduto cumulativo dell'anno precedente e colonne successive. Possiamo altresì togliere i filtri agendo sulla stessa icona e cancellando progressivamente le selezioni eseguite. Scorrendo ancora verso il basso, potremo poi navigare a destra il report ed evidenziare i dati relativi alla colonna, nel caso dell'esempio, del venduto cumulativo anno corrente, venduto cumulativo dell'anno precedente, scostamento della vendita, ricavo cumulativo anno corrente, ricavo cumulativo anno precedente e scostamento ricavo cumulativo, nonché prezzo medio cumulativo. Anche questo report può essere esportato con le selezioni eventualmente applicate in formato Excel. Per analisi successive. Può essere anch'esso esportato in formato PDF ed allegato a una mail o stampato. Passiamo ora all'analisi del report denominato venduto giornaliero. Selezioneremo una data precedente, in quanto questo report si posiziona sempre sul giorno corrente meno 1. Nell'esempio che stiamo facendo dovremo tornare all'anno 2016 ed estrarre una giornata lavorativa di quell'anno. Nel caso, nell'esempio, 4 novembre 2016. Questo report legge in tempo reale le vendite e quindi le consegne effettuate. Nell'esempio che stiamo vedendo, nella prima colonna sono elencate le famiglie dei prodotti, tegole cemento, complementi cemento e via dicendo. Questa colonna evidenzia quello che è il venduto del giorno 4 di novembre. In questa colonna il venduto della settimana 44, della quale il giorno 4 novembre faceva parte. Vi è poi il progressivo del mese di novembre a tale data, la stima del mese di novembre 2016, il budget caricato allora come budget del mese di novembre e lo scostamento dal mensile verso il budget, nonché lo scostamento mensile verso l'anno precedente. Sono poi evidenziate colonne relative al progressivo anno corrente novembre, sempre relativo al venduto, budget progressivo di novembre 2016, a novembre 2016, progressivo dell'anno precedente di novembre, quindi novembre 2015, e poi gli scostamenti verso budget e verso l'anno precedente. Anche in questo caso, per dettagli relativi a questo report, vi invitiamo a fare riferimento al vostro responsabile commerciale.
con l'elaborazione fatture emesse, il sistema elenca tutti i clienti per i quali sono state emesse fatture nel mese di novembre 2016. Si può scorrere la lista dei clienti e selezionare il cliente interessato. Con questa specifica elaborazione è possibile così controllare cliente per cliente le fatture emesse in novembre 2016 con riferimento al numero fattura, numero bolla, data bolla e dati relativi alla provvigione calcolata. È possibile altresì, cliccando sulla riga relativa alla fattura, avere il dettaglio articolo per articolo. Con questa specifica elaborazione vi sarà possibile monitorare giorno per giorno, in funzione anche dei ritmi centrali di fatturazione, quelli che sono gli ordini e le consegne fatturate cliente per cliente, e fare un controllo a priori prima del calcolo effettivo e liquidazione della provvigione. Anche questa elaborazione può essere estratta in formato PDF per permettere un controllo più approfondito e un'analisi del dato relativo alle fatture emesse e relative provvigioni calcolate. Passiamo ora al punto provvigioni. In questo specifico caso, sempre riferito al mese di novembre 2016, vengono estratte le fatture per le quali è stata già elaborata la provvigione centrale. Nella fattispecie, nella videata principale, avremmo una schermata di riepilogo. Sono evidenziati i valori riferiti al maturando e al maturato, all'imponibile e all'importo IVA, nonché al totale della provvigione maturata. Vengono poi evidenziate eventuali ritenute d'acconto, eventuali trattenute e il netto da pagare a cura di Monier per la provvigione come compenso per il lavoro prestato. Anche in questo caso, chiudendo lo spicchietto di riepilogo, è possibile vedere il dettaglio cliente per cliente, fattura per fattura di quella che è la provvigione maturata. Anche in questo caso, sempre cliccando sull'icona di intestazione della ragione sociale evidenziata in blu, è possibile filtrare determinati clienti e in questo caso, ad esempio, agire anche sulla colonna Stato, nella quale evidenziamo che il codice MT significa che la provvigione è maturata effettivamente in quanto la fattura è stata anche incassata da parte vostra. Mentre MD significa maturando e corrisponde a una fattura che non è ancora stata completamente incassata. Anche in questo modo, cliccando sulla colonna Stato e inserendo ad esempio MD, si può arrivare ad ottenere un filtro di tutti i clienti che contengono la ragione sociale edilizia per i quali le fatture sono ancora in stato di maturando e quindi operare una certa attività commerciale. Anche in questo caso, cliccando sul relativo numero fattura, è possibile vedere la testata della fattura stessa, nonché i dati di dettaglio relativi agli articoli venduti e fatturati e la provvigione calcolata con relativa percentuale. Anche in questo caso si tratta di uno strumento per analizzare e per controllare in dettaglio quelle che sono le provvigioni che sono state calcolate. Anche in questo caso il report è estraibile in formato Excel o formato PDF. Proseguiamo la nostra demo con la funzione relativa alla prefattura. Una volta che centralmente è stata calcolata la relativa provvigione sulle fatture del mese in corso, nell'esempio ricordo sempre novembre 2016, viene emessa la relativa prefattura.
Si tratta di un documento che Monier calcola ed emette per conto vostro e che potete utilizzare per emettere voi stessi la vostra fattura nei confronti di Monier per i compensi dovuti. Anche in questo caso la prefattura è estraibile in formato PDF e può essere utilizzata per essere stampata o inviata via mail. Nei successivi due punti vengono presentati i dati relativi alla contabilità dei clienti e quindi ad eventuali fatture scadute o sospese o comunque in situazione da incassare. Nella demo presente, per l'agente e per il periodo di riferimento selezionato, non vi è nessuna elaborazione di contabilità che indichi fatture in sospeso o ancora da incassare o scadute. Pertanto, l'applicazione restituisce l'errore nessun dato da visualizzare. Nel normale caso si presenta un report nel quale sono evidenziate fattura per fattura le posizioni da incassare. Nel punto di menu comuni, anche in questo caso per questo agente non sono attivi dei comuni nella demo che stiamo facendo, vengono evidenziati i comuni d'Italia rispettivi alla determinata provincia per i quali avete il mandato sul determinato canale. Possiamo adesso tornare alla home e completare quella che è stata questa formazione sul prodotto MIA, InfoAgenti. Ricordiamo che per ogni dettaglio ulteriore nell'utilizzo o il significato delle colonne dei singoli report o delle funzionalità, vi chiediamo e preghiamo di fare riferimento al vostro responsabile commerciale. Cliccando su questa icona si torna alla pagina iniziale. E su questa icona si può eseguire il logoff. Vi auguriamo buon lavoro e vi ringraziamo per l'attenzione.